Cipolletti, c'è la possibilità di creare un comitato promotore per arrivare a un referendum che si possa esprimere sull'adozione del PUMS? Ma guardi, ovviamente è la cittadinanza che deve decidere, c'è un confronto. È un comitato, eventualmente un comitato promotore che potrebbe costituirsi e che, di cui si sta parlando per poter affrontare in maniera diversa da come sta facendo adesso la Giunta questo tema che è centrale per Teramo. Non è centrale solo per Teramo, ma devo dire che ha dei riflessi su tutta la provincia. In Teramo, e non solo la provincia di Teramo, perché vivono e lavorano a Teramo, investono a Teramo tanti cittadini che hanno comunque la necessità di trovare una città che abbia una maggiore possibilità di essere fruita, un centro storico in particolare che adesso è veramente in gran difficoltà e morente, che deve ritrovare una sua vitalità. Non è questa la direzione da seguire, siamo certi di questo, bisogna quindi cambiare assolutamente strada. La possibilità del referendum, che è una possibilità messa a disposizione dal regolamento e democratica, è qualcosa che sta trovando corpo e di cui si sta parlando. L'amministrazione ha fatto sapere di aver ricevuto una proroga dalla regione di 3 mesi. Secondo lei in questo lasso di tempo si potranno appunto apportare delle modifiche sostanziali o sposa la tesi anche dell'annullamento avanzata dall'opposizione in Consiglio Comunale? Ma guardi, qui non c'è una questione, qui c'è una questione che su questo tema si è presa un indirizzo che a noi sembra non coinvolgere adeguatamente i cittadini e le categorie e i residenti. Quindi è una questione che sicuramente andrà affrontata, ma secondo noi cambiando e quindi non percorrendo questa strada, che assolutamente non va incontro a un dialogo fruttuoso con la cittadinanza e i problemi della cittadinanza. Di cosa avrebbe bisogno secondo lei il centro storico? Ma sicuramente siamo di fronte a una situazione dei parcheggi che è intollerabile. Sicuramente bisognerebbe fare un'azione differente di quella delle chiusure. Bisogna ripensare la vivibilità e quindi la fruibilità, quindi siamo più dell'idea che si debba rimettere in discussione tutto con una maggiore fruibilità, quindi la possibilità di accedere in maniera più facile soprattutto a quelle fasce più deboli che adesso, anche a causa della non adozione del piano su abbattimento delle barriere architettoniche, non possono. Quindi c'è una fetta di popolazione, per esempio importante, la più fragile, che adesso è in grande difficoltà nell'accedere al centro di Teramo, e questo non va assolutamente bene, bisogna porre rimedio.